Di nuovo qua sul palco Demo Morselli e Marcello Cirillo per Che cos'è l'amor Tour 2013. Siamo in compagnia di Francesco Licciardi, che è il bassista, e quindi adesso chiediamo a lui, questo tra l'altro Francesco è una new entry nella band, diciamo che è un giovane di grandi speranze, grandissimo bassista, bravissimo. Adesso lui ci spiegherà appunto che strumentazione usa, il tipo di basso, l'amplificatore, eccetera. Ciao a tutti. Lo strumento che sto, diciamo, utilizzando adesso è un Fender 5 American Standard passivo, e, diciamo, uno strumento abbastanza versatile per quanto riguarda sia i suoni che le tipologie di suono da utilizzare. L'ampli che uso è un Mark Bass con una testata Little Mark 3 e una cassa due coni per 10, la 102P, che hanno una grossa, diciamo, sostanza di suono e, diciamo, mi spingono abbastanza bene durante le serate. Poi, per quanto riguarda le scalature, la scalatura delle corde, uso l'EDR scalatura 45-125. Che altro? Un accordatore per tenere sotto controllo sempre l'accordatura dello strumento, che fa sempre bene. Basta, tutto questo è, diciamo, la mia armatura. Il setup di Francesco Licciardi. Pino Soffredini, chitarrista storico di Marcello Cirillo, ci presenta la sua strumentazione, chitarre, amplificatori e pedaliera. Ciao a tutti. Dunque, come chitarra elettrica uso una Parker Nightfly, meravigliosa chitarra, leggera, col manico in carbonio. Veramente uno strumento fantastico. L'amplificatore è un vintage, un Music Man valvolare. Questo è vecchio, vecchio, bellissimo. Vecchio. E come chitarra acustica usa un Ibanez molto versatile, una chitarra che va bene anche per i suoni elettrici. I pedali ho un misto tra tecnologia moderna digitale e pedali analogici, i classici Boss e Ibanez. Adesso facciamo il soundcheck. Allora, siamo tutti pronti sul palco e come vedete ci sono i coristi, c'è la ritmica, batteria, i fiati, sono io. Siamo tutti con gli ear monitor. Per quanto riguarda gli ear monitor, io utilizzo delle Bose, delle IEU2, che secondo me sono delle cuffie fantastiche perché hanno un bel attacco sull'orecchio in silicone morbido. A me dà fastidio un po' gli ear monitor classico, e quindi questo qua con questo mi trovo molto bene. Ovviamente ho il PX5S e una workstation sopra il pianoforte, ovviamente, che vedrete. E adesso facciamo il soundcheck, e quindi adesso anche voi parteciperete a questo soundcheck direttamente dalla piazza. Ovviamente si sceglie un pezzo per provare, in questo caso I Can't Take My Eyes Off You, per provare i cori e tutto il resto degli strumenti. Come vedete, io sto suonando ovviamente e c'è tutto il gruppo che suona. Pian piano arrivano gli strumenti, i fonici stanno sistemando l'impianto. La cosa bella del soundcheck o brutta è che si prova sempre mille volte la stessa parte musicale del brano, ovviamente. Ecco le ragazze che stanno provando i microfoni. In questo momento hanno escluso il PA fuori e andiamo soltanto con i side e con i monitor nostri. Sentiamo Zago che improvvisa. Diciamo che la sezione fiati di Demo è sempre stata una cosa molto importante, con dei solisti molto apprezzati. Infatti sentiamo che ognuno fa quel che gli pare praticamente. Vediamo se possiamo finire, perché... Ok, finiamo.
Ecco, ecco, abbiamo finito e credo sia ora di andare a mangiare, giustamente, e quindi ci sentiamo dopo con gli altri musicisti e soprattutto i fonici del service. A dopo, ciao!